Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Alberto Castagna è rimasto nei cuori di tutti i telespettatori. Vi ricordate il commovente abbraccio con Maurizio Costanzo? Ve lo mostriamo. Alberto Castagna. Appunto, negli anni 90 non c'era persona che non parlava della trasmissione televisiva Stranamore condotta dal presentatore Alberto Castagna. La trasmissione debuttò nel 1994 su Canale 5 dopo il successo ottenuto da Alberto Castagna, che aveva ricevuto da poco un Telegatto come miglior personaggio maschile dell'anno per il successo ottenuto nella conduzione dei Fatti Vostri. Alberto Castagna e l'abbraccio con Maurizio Costanzo. Il programma riprendeva una rubrica intitolata Fiori di Arancio, tratta da Portobello di Enzo Tortora, e della rubrica Amore ritorna di Studio 5. Inizialmente la trasmissione doveva essere mandata in onda su Rete 4 nella fascia pomeridiana, perché all'allora direttore di Rete Silvio Berlusconi non piaceva molto il format, ma dopo il suo ridimensionamento dei ruoli, Fatma Ruffini, autrice e ideatrice del programma, riuscì a farsi ottenere la prima serata. Gli ascolti furono da record e la trasmissione divenne un vero e proprio fenomeno mediatico, tanto che furono realizzati anche prodotti di merchandising relativi al programma, tra cui il gadget più famoso è stata la bambola Tania Stranamore o il camper del programma. Alberto Castagna abbraccio con Costanzo. Il format era piuttosto semplice e si basava sulla storia di due innamorati in crisi che cercavano di riconquistare il proprio amato grazie ad alcuni appelli registrati. La persona a cui era destinato il messaggio lo riceveva grazie al camper che girava tutta l'Italia e decideva se presentarsi in studio o no, per chiarire o tornare a vivere una storia d'amore col mittente. La trasmissione vinse un telegatto, ma fu messa in discussione per via di presunte storie non vere e costruite a tavolino dagli autori per catturare gli telespettatori. Il ritorno a Stranamore. Per via di alcuni problemi di salute di Alberto Castagna, causati da alcune conseguenze dovute ad un intervento chirurgico e una lunga degenza in ospedale, la trasmissione fu sospesa nel 1998 per poi riprendere nel 2001 quando il presentatore tornò sulle reti Mediaset dopo i problemi di salute. In quell'occasione nello studio di Stranamore erano presenti molte personalità del mondo dello spettacolo, in particolar modo Maurizio Costanzo, che commosse tutti i telespettatori per l'abbraccio pieno di affetto posto nei confronti di Castagna. Alberto Castagna scomparve 4 anni dopo, all'età di 59 anni, nel 2005 a seguito di un'emorragia interna. La sua morte venne annunciata durante il 55esimo Festival di Sanremo da Paolo Bonolis prima dell'esibizione di Antonella Ruggero. La trasmissione Stranamore fu subito interrotta e riprese soltanto l'anno seguente fino al 2009 con la conduzione di Emanuela Fogliero. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.